Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Sì, dietro a me c'è un casino. A dire il vero, sto girando che è sera, quindi scusatemi per tutto l'ambaradam. Il cane anche che andrà a destra e a sinistra perché sono un attimo fermo. Comunque, oggi voglio mostrarvi e parlarvi di tutti i solari che andrò ad utilizzare quest'estate. Allora, voglio fare una piccola premessa prima di mostrarveli. Mi raccomando, prestate molta attenzione all'uso dei solari quando ci esponiamo appunto al mare, quando ci esponiamo proprio ai raggi solari, quindi non solo al mare, ma anche quando andiamo a fare una passeggiata e in tutte quelle circostanze dove la nostra pelle appunto è soggetta a radiazioni, quindi raggi UVA e UVB, perché ragazzi è veramente molto importante. Io sono una di quelle che prima, diciamo che all'incirca fino a 2-3 anni fa, non utilizzavo la protezione per abbronzarmi. Sono una di quelle che ama tantissimo la tintarella, ama essere abbronzate. Non che adesso abbia chissà che colorito, sono andata mezza volta al mare. Poi ho questa luce davanti che, da come sto vedendo, mi sto sbiancando. Comunque, dicevo, prima ero una di quelle persone che tendeva e voleva subito abbronzarsi, quindi pensava stupidamente, scusatemi, passatemi il termine, che non mettere la protezione, non mettere la crema solare, poteva appunto regalarmi un'abbronzatura più veloce. Il fatto è quello che senza la protezione solare, comunque sì, diciamo che sembra che la nostra pelle sia più abbronzata perché comunque si va a scottare. Quindi diciamo che quel rossore per noi è una... Oggi sono stata al mare, vedi, mi sono abbronzata. Mentre mettendo la crema, l'abbronzatura sarà graduale, quindi comunque non è che il primo giorno di mare o anche il secondo giorno di mare, poi dipende quanto tempo state al sole. Io vi consiglio sempre di iniziare gradualmente anche in questo caso, quindi di non esporvi nelle ore centrali da mezzogiorno alle 3 perché il sole fa malissimo ed è fortissimo, quindi neanche una bella protezione, una protezione 30 o 50 può coprirvi al 100% dei raggi ultravioletti. Quindi vi consiglio di iniziare piano piano, appunto se siete comunque bianche di carnagione come me di partenza, iniziare ad andare al mare magari 2-3 ore al pomeriggio oppure 2-3 ore alla mattina. Non buttatevi direttamente una giornata intera al mare perché sennò fate la mia fine di qualche anno fa, cioè febbre, ustionata, fermacia, cortisone. Ragazze, veramente è bruttissimo perché col pensiero di volersi abbronzare subito si fa solo del male perché non solo ci si scotta, ma tasto dolente, comunque i raggi UVA fanno veramente invecchiare la pelle. Diciamo che si dividono appunto in due categorie, UVA e UVB, UVA, UVH, quindi invecchiare, invecchiamento, UVB, bruciatura, io li divido in questo modo. Quindi mi raccomando ragazze, lo so che vogliamo essere abbronzate, che l'abbronzatura ci fa sentire meglio, ci si vede meglio perché è così, però mettete la crema perché non pagherete i danni adesso, ma magari li vedrete più avanti e poi ve ne pentirete. Quindi ascoltatemi e usate la crema. Chiusa parentesi, magari mi sono dilungata anche tanto. Quest'anno ho deciso di acquistare i solari della Hawaiian Tropic perché sinceramente mi hanno sempre incuriosito. Ogni tanto ne ho provato qualcuno, principalmente con i sconti, perché sono solari che diciamo che costicchiano un po' di più, anche se negli ultimi anni devo dire che un po' tutti i solari costano, a Bilbo, a Garnier, quello che sia, tutti sforano 10, 11, anche 15 euro. Secondo me è un'esagerazione, però comunque ho voluto usufruire dell'offerta di 29,90 euro che fa appunto Hawaiian Tropic sul loro sito, dove puoi scegliere 4 prodotti a tua scelta, quindi tra solari, oli, doposole, tutti i prodotti della loro gamma, e in più a 29,90 euro, oltre a questi 4 prodotti a vostra scelta, avete l'spedizione gratis e un omaggio. In questo caso io ho avuto in omaggio un asciugamano, un telomare, che ancora non sono andata ad aprirlo. A dire il vero, io questi solari li ho comprati quasi 2 mesi fa perché in teoria il tempo non doveva fare così schifo, passatemi il termine, ma verso marzo, aprile, a fine aprile. Sì, fino aprile più o meno li ho comprati. Ho detto vabbè, dai, usufruiamo dell'offerta, prendiamoci i solari almeno quando c'è il primo sole, perché non solo quando vado al mare, ma anche quando vado a camminare e so che comunque la mia pelle, diciamo che ho le braccia scoperte, insomma qualche parte scoperta del corpo, vado a mettere comunque la crema. Io ho pensato appunto di acquistarle, ma non avrei mai pensato che avrei tenuto le creme ferme per 2 mesi perché pioveva sempre. Però vabbè. Quindi ho ricevuto questo telomare
perché onestamente me lo aspettavo un po' meglio, devo dire la verità. Lo vado ad aprire con voi perché è molto 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 sottile. È sottilissimo, è vero sì che è un telomare, però voglio farvi capire. È una di quei teli dove comunque nel momento in cui ci si bagna, cioè è improponibile sdraiarsi su un telo del genere. Diventerebbe zuppo a tempo record. E poi da come sto vedendo, cioè è anche molto sottile. Guardate. Cioè dai ragazze, ma dove ci mettiamo? Insomma, diciamo che questo telo non mi è per niente piaciuto. Magari può essere utilizzato in più al classico telo asciugamani, lo chiamo. Insomma, quelli un po' più di spugna che assorbono un po' più l'acqua. Ma se no, no. Però ho visto adesso che non danno il telo, ma danno la borsa. Sicuramente avrei preferito la borsa anche io. Però, appunto, come vi ho detto, sono stata frettolosa nel comprarli. E all'inizio davano il telo mare. Poi voglio mostrarvi il primo prodotto, che è questo qui. Si chiama Hawaiian Tropic BB Cream. Questo prodotto devo dire che è nuovo, è uscito comunque l'anno scorso, quindi l'estate scorsa. È a tutti gli effetti una BB Cream con protezione 30, è adatta sia al corpo che al viso. Devo dire che questa appunto la sto utilizzando. Il bello di questo ritardo del tempo è che ho utilizzato tutti i prodotti, quindi per tutti i giorni. Questa appunto ha fattore di protezione 30 e mi ci trovo bene e mi piace, vorrei appunto farvi capire cosa si tratta, perché appunto è una sorta di crema solare, però è comunque colorata. Non so se riuscite a vedere, sembra molto scura da come la vedete qui. In realtà una volta che la stendiamo comunque va a scomparire sulla nostra pelle, però ci va ad uniformare l'incarnato. Quindi sia messa sul viso che messa sul corpo va non a colorare il nostro corpo come la si può vedere da appena uscita, insomma, ma nel momento in cui la spalmiamo va a uniformare magari la nostra pelle, se abbiamo qualche rossore, non a coprire, a uniformare. L'ho provata anche sul viso e devo dire che dona un leggero effetto abbronzatura, sì, però comunque non è una BB cream a tutti gli effetti o non è assolutamente paragonabile a un fondotinta di qualsiasi genere. Però ragazze, ve la consiglio perché possiamo appunto proteggerci dal sole, però anche, diciamo, per tutte quelle che si vedono mozzarella come me, possono usare questa qui. E questa, se non sbaglio, è anche resistente all'acqua, sì, quindi ve la straconsiglio. Un ottimissimo profumo misto cocco vaniglia, ma più o meno sono tutte così le profumazioni della Hawaiian Tropic. E voglio mostrarvi questo dopo sole. Io ho scelto questo qui, After Sun e Iceland Mango, quindi ha un odore fantastico, ragazze. Ok, come vedete anche questo qui sono andata ad utilizzarlo. Ha un formato da 240 ml. Questo prodotto mi piace tanto perché oltre ad essere super profumato, devo dire che veramente si asciuga subito, dà anche una sensazione rinfrescante e poi mi piace tantissimo che ha questo applicatore, quindi comunque non ci consente di sprecare, ci dà la giusta dose e veramente ve lo straconsiglio. Avevo la possibilità di scegliere tra altri dopo sole, ma ho preferito questo e non me ne pento, perché veramente a differenza poi dei classici solari, questo è un odore di mango veramente fortissimo. Quando lo mettete sembra di aver spruzzato un'acqua profumata, ve lo straconsiglio. Poi ho acquistato questa crema per il viso, questa qui è la Silk Hydration High Soft Face, sempre protezione 30, non occlude i pori, adatta anche per base trucco, quindi comunque per sotto il trucco, non va a creare macchie, non va comunque a dar fastidio al make up. L'ho provata appunto sia al mare che per tutti i giorni, mi piace, è leggera appunto per chi ha la pelle grassa, non va a rigettare, non va a fare l'effetto lucido, ve la straconsiglio. Ve la faccio vedere anche questa qui più da vicino. Questa è la crema, sono tutte creme appunto resistenti all'acqua, per profumate ragazze, io penso che sia uno dei solari più venduti al mondo, questi qui della Hawaiian Tropic. Per finire ho preso questa crema però a spray, sempre protezione 30, come avete visto sono andata su tutte protezioni alte. Ho preso la 50 per il viso perché a dire il vero ne ho già altre da finire, le avevo già, e quindi questa qui si chiama Hype Soft e si assorbe velocemente e non grassa, c'è anche scritto.
E a spray, come avete visto, non l'ho aperta perché comunque ne ho un'altra da finire. E però questa è comoda per quando dobbiamo spruzzarcelo anche dietro alle spalle, non abbiamo nessuno che ce la mette. Devo dire che anche questa qui non vedo l'ora di provarla, a differenza di tutti gli altri prodotti è l'unico prodotto che ancora non ho aperto, appunto per non andare a sfasare la data di scadenza, anche se a differenza degli altri che mi importava un anno, qui non c'è scritto. Spero appunto che se ancora non avevate scelto il vostro salare, questo video vi sia stato d'aiuto. Comunque appunto sono prodotti che magari provandoli poi con più frequenza avrò modo di farmi un'idea più precisa, però per adesso devo dire che mi ci sono trovata molto bene, mi piacciono, hanno una buona profumazione, sono performanti e a 29,90€ sono più che convenienti, perché sono solari anche nei supermercati, magari buttateci un occhio, costano tutti 10, 11, 12, sì, ti trovano anche magari in sconto a 8€, ma difficilmente con 29,90€ te ne porti a casa 4. Poi vabbè, consideriamo l'asciugamano, ma in quel caso c'è anche la borsa, quindi è super conveniente. Se siete nuovi qui sul canale, vi ricordo di iscrivervi, è semplicissimo, basta cliccare qui sotto e di attivare la campanellina, almeno tutte le volte vi arriva la notifica e non vi perdete neanche un video. Vi mando un bacione ragazze e ci vediamo appunto in un prossimo video.